Per la serie I campioni leggendari della box, questa puntata è dedicata ad Alexis Arguello, un pugile del Nicaragua che è stato tra gli interpreti più eleganti di questo durissimo sport. A me è capitato di fare la telecronaca dell'ultimo incontro della carriera di Alexis Arguello, un incontro nel quale Arguello ha perso per KO ed è andato 4 volte al tappeto contro Aaron Pryor. Ebbene, in quell'incontro, quando Arguello non era per terra, era un professore di pugilato, impartiva al suo avversario una lezione di box. Questo per dire l'eleganza di questo pugile, che naturalmente ha vissuto episodi molto più felici e molto più fortunati, come quello che stiamo per vedere. Buon divertimento! Alexis Arguello challenges Ruben Olivares. Il ring è quello del Forum di Los Angeles. È il 23 novembre 1974 e in palio il titolo mondiale dei pesi piuma versione WBA. Il campione è il messicano Ruben Olivares, lo sfidante è Alexis Arguello, nicaragueño. Olivares ha conquistato il titolo battendo il giapponese Utagawa il 9 luglio del 1974, sempre sullo stesso ring del Forum di Los Angeles. Il pubblico del Forum è in gran parte formato da messicani, quindi praticamente si può dire che Olivares combatte a casa sua. Alexis Arguello, nato a Managua nel 1952, 5 anni più giovane del suo avversario. Roberto Olivares in pantaloncini neri, Arguello in pantaloncini bianchi. Olivares has been through the wars. He knows what it's all about. This is the big, big step for Alexis Arguello. Olivares. 27 anni dunque per Olivares, 22 anni per Alexis Arguello. Arguello aveva già tentato di conquistare il titolo mondiale affrontando Ernesto Marcel a Panama City. Era stato sconfitto ai punti in 15 riprese. Bel sinistro poi ripetuto e doppiato da Arguello. Sinistro di Olivares. Both fighters in excellent shape and are well prepared to go. Olivares era stato campione anche dei pesi gallo. But neither fighter expects it, as both have predicted knockouts. Diventato campione del mondo la prima volta nel 1969, Olivares battendo Lionel Rose, pugile australiano, per KO alla quinta ripresa. Aveva poi difeso il titolo battendo l'inglese Alan Radkin, KO alla seconda ripresa, quindi ha battuto ai punti in 15 riprese Ciuccio Castillo. Contro lo stesso Castillo però aveva dovuto soccombere il 16 ottobre 1970, battuto per KO tecnico alla 14ª ripresa. Si è preso poi la rivincita nel 1971, ottenendo un verdetto ai punti in 15 round. Finalmente ha lasciato il titolo dei pesi gallo nelle mani di Rafael Herrera, che lo ha battuto per KO l'ottava ripresa sul ring di Mexico City nel 1973, quindi ha deciso di passare di categoria, quindi di passare tra i pesi piuma. Da notare, Arguello ha un notevole vantaggio in altezza. Olivares
sono quasi 10 centimetri. Arghelio, nato nel 1952, passato professionista, pensate, nel 1968 a 16 anni. Both fighters very cautious, and reasonably so. There's a lot on the line tonight. Appena fuori misura con il destro Olivares. Many of his Nicaraguan countrymen up here to see their 22-year-old hopeful possibly wrestle a crown away from Ruben Olivares. Olivares weighed in at 125 and a half tonight, or should I say this morning, and the challenger Alexis Arguello weighed in at 124 and a quarter. Ottimo sinistro di Arguello che anticipa Olivares. Poi va a segno Olivares con il sinistro. Left in round number two. Ottimo sinistro di Arguello, che ha una box molto più elegante rispetto al suo avversario. Siamo alla terza ripresa. Ruben Olivares, pantaloncini neri contro Alexis Arguello, pantaloncini bianchi. World Boxing Association version. And the WBC featherweight title holder was here tonight. Wish both fighters well. Schoolboy Bobby Chacon. Titolo in palio è quello dei pesi piuma nella versione WBA. La versione WBC allora c'erano soltanto due sigle, comunque troppe. Lo scandalo non è che ce ne siano 4 o 5 oggi, è che ce ne sia più di una. Ad ogni modo, il campione dei pesi piuma per il WBC all'epoca di questo incontro era Bobby Chacon. Sinistro e destro di Olivares. Pugile che, come tutti i suoi connazionali, come tutti i messicani, dotato di grande temperamento. Arguello, long looping right hands. Olivares just sticking to his jab. Moving, bobbing, weaving, waiting for the opening. Olivares has been in with the best. He knows what it's all about. And he won't be fooled. Doesn't make many mistakes. Has been down, but gets up and usually stops the opponent. A right hand thrown by Olivares lands on the jaw of Alexis. Col sinistro Arguello, poi il sinistro largo ma comunque preciso di Olivares. Arguello costretto in un angolo, riesce comunque a togliersi dalla scomoda posizione, riguadagna il centro del ring, parte con il destro dritto. Alexis comes back.
And round three coming to a close. Conclusione della terza ripresa. Match molto equilibrato, con un maggior movimento da parte di Olivares, una miglior linea pugilistica da parte di Alexis Arguello. They have one common opponent amongst them. They both fought Art Hafey. Young man from San Diego, I introduced in the ring earlier. And Alexis Arguello stopped Hafey in 5 rounds and 3 knockdowns. The same Art Hafey that knocked out Ruben Olivares last year. However, Olivares came back and beat him in a decision in the rematch. That's any measure of a man's success, then this should be interesting. Arguello has had some exciting moments himself. È Arguello in questo momento che tiene il centro del ring. And he saved himself and his family from great harm. But right now, the only thing these two fighters are concentrating on are each other and what they can do. Col sinistro Olivares. Arguello usa il jab sinistro per tenere a distanza l'avversario. 1 minute left in round number 4. Arguello ferma con Olivares con il sinistro. Cerca la corta distanza, Olivares ha toccato col gancio destro. Fuori misura col sinistro Arguello. 10 seconds left in round number 4. E la conclusione del quarto round. Quinta ripresa. Il ring è quello del Forum di Los Angeles, dove giocano i Los Angeles Lakers di basket. La località si chiama Inglewood. Ma praticamente è un sobborgo di Los Angeles. Bringing you live action between the champion, the featherweight champion Ruben Olivares, and the highly touted challenger from Nicaragua, Alexis Arguello. Louis, it's been a pretty even fight up until now. How do you have it scored? Well, I have Olivares a little bit in favor now, but it's really nothing to say. I think it's an even fight until now. L'arbitro è Dick Young. There's a long way to go. And both fighters have been known to be extremely explosive. Tocca bene col sinistro Olivares, ma non riesce a doppiare col destro. Tocca comunque poi col destro al corpo, sempre Olivares. Poi il destro di Arguello.
still throwing those long right hands. Col sinistro al corpo Olivares. Olivares, the champion from Mexico City. Fine ring record of 76 wins, just 4 losses and 1 draw. And he has stopped 69 opponents. Arguello, 41 wins, 3 losses, with 36 KOs. And it's Arguello! Tocca bene col sinistro Arguello. Poi fa seguire anche il destro. Overhand, lefts and rights. Ancora col sinistro Arguello. Ancora sinistro e poi il destro di Arguello. Ottima la sua azione. Anche perché riesce a mantenere un'eccellente linea pugilistica. Anche nelle fasi più concitate del match. Sicuramente meno ortodossa la box di Olivares. Però dimostra anche in questa circostanza un grande temperamento mentre arriva la conclusione della quinta ripresa. Sesto round, in palio il titolo mondiale dei pesi piuma, versione WBA. Arguello's handlers told their tall challenger to come out. They think they have found a way of beating Olivares. Arguello, sinistro e destro. Sembra più determinato Arguello ora. Più aggressivo. Il destro di Arguello si è tolto da una scomoda posizione Olivares. Tocca col sinistro Olivares. Big crowd here at the Fabulous Forum in Inglewood, California. Sinistro e destro di Olivares, ma subito la reazione di Arguello. Ancora col sinistro Olivares. One minute left in round number six. Non riesce ad Arguello questo bel destro dritto. E poi c'è la serie al corpo di Olivares. Tocca col sinistro Olivares. Hanno una traiettoria più larga i colpi del pugile messicano. Arguello usa colpi dritti e probabilmente più efficaci.
the end of round number six. Fine della sesta ripresa. Match ovviamente previsto sui 15 round. Soltanto all'inizio degli anni 80 la distanza degli incontri valevoli per il titolo è stata ridotta molto opportunamente dalle 15 alle 12 riprese. 10 sarebbero probabilmente sufficienti. Oliveris's left eye, slight abrasion right above the eyebrow. And that could ferito arcata sopraccigliare sinistra Olivares. It's only round seven, and you can bet Alexis Arguello will go to work. On that eye, as of right now, it has not opened, and it is not bleeding. But it is swollen. This is it, 15 rounds for the WBA Featherweight Championship of the World. And Olivares comes back. Sinistro di Olivares al corpo. Combinations of his own, working to the body. Ancora al corpo con il destro questa volta Olivares. Destro e sinistro di Arguello che anticipa l'avversario, poi tocca ancora col sinistro Arguello. Olivares sempre al corpo. Durissimi scambi. That left eye of Olivares is really red now, but has yet to start bleeding. Il destro di Arguello. One minute left in round seven. Grande determinazione da parte di Olivares. Ma i colpi di Arguello ho l'impressione facciano più male. Olivares to the body, to the head. Looking like the true champion he is. But Arguello keeps coming back. Grandissimo temperamento comunque Olivares. Poi Arguello lo centra con alcuni colpi. Traiettoria corta. Ma Olivares non si ferma, viene avanti ancora. Straordinario questo round. E si chiude su un largo sinistro di Olivares. Un splendido round. Round number 8, we're halfway home. Scheduled 15 rounders. Ottava ripresa. They're picking up right where they left off as Arguello lands a quick right. Sembra difficile che i due pugili riescano a mantenere lo stesso straordinario ritmo del round precedente. In the last couple rounds. Olivares' corner working on that eye. A slight cut. And now both fighters toe to toe again. I don't know how long they can keep that action up. Sinistro e destro di Olivares. Si è fermato un momento Olivares. Eccolo che si fa sotto di nuovo. Colpisce con il destro al corpo. The blood screaming down the side of Olivares'
sanguina abbondantemente Olivares. Quindi il pericolo di un arresto per ferita lo spinge più di quanto non faccia già il suo temperamento ad attaccare. Il destro di Argueglio, ma non si ferma Olivares, incredibile. Has Arguello against the ropes. Now it's Arguello coming back. È davvero una splendida battaglia. Olivares scoring to the body with those sharp left hooks. Olivares impone un ritmo incredibile. And referee Dick Young warning Olivares, don't hit and hold. È stato un richiamo volante dell'arbitro Dick Young ad Olivares. Sinistro e destro di Olivares, poi replica Argueglio con il destro. E su questo attacco di Olivares si conclude il round. Sembrava che a un certo momento Olivares si fosse calmato, ma poi invece ha ripreso ad attaccare con un ritmo straordinario, sfidando i colpi dritti e pericolosi di Argueglio. E la nona ripresa. Round number 9, scheduled 15 rounder. Been a lot of action in this fight. Destro e sinistro soprattutto di Olivares. Olivares' corner did a good job of closing up Ruben's cut above. In qualche modo gli uomini d'angolo di Olivares sono riusciti fino a questo momento a controllare la ferita. It has not reopened. Però ora riprende a sanguinare. And it figured to be. There's a lot on the line. The world title. Not many people get a shot at it. As Argueglio, I'm sure, realizes. One minute left, round number 9. Si fida al jab sinistro Argueglio, un tentativo di tenere a distanza Olivares, ma non è un'impresa facile. Both fighters having a lot of respect for each other. As round 9 slowly comes to a close. Col sinistro Olivares. 10 seconds left. Messo prima in un angolo, poi sulle corde Argueglio. Colpisce col sinistro al corpo. Poi alza la traiettoria dei colpi, va a segno con un destro ed arriva il gong che chiude la nona ripresa.
uno degli uomini d'angolo di Arghelio ha protestato con l'arbitro per alcune presunte scorrettezze di Olivares. È la decima ripresa. Round number 10. Olivares wipes the sweat away from his eye. Olivares è il campione in pantaloncini neri, Arghelio è lo sfidante, pantaloncini bianchi. 22 anni Arghelio, 27 Olivares. Col destro Olivares. Sinistro al corpo, sempre di Olivares. Con il destro Olivares ancora, non si ferma il pugile messicano. Gancio destro di Olivares. Lavora col sinistro per sbarrare la strada all'avversario Arghelio, ma non riesce a contenere l'aggressività del suo piccolo avversario. Destro dritto comunque di Arghelio. One minute left in round 10. Olivares has landed tremendous punches this round. Sinistro e destro di Arghelio, che poi va fuori misura con il sinistro. Olivares pushing his taller opponent into the corner. Di nuovo in avanti Olivares. Si toglie bene dall'angolo Arghelio, che colpisce poi bene con il gancio sinistro. Montante destro di Olivares. Olivares hammering to the body, ripping away. Twenty seconds left. Ancora in avanti Olivares, prima della conclusione di un altro splendido round. Massaggi ad Arghelio, provato anche lui. Undicesima ripresa. We're coming into the home stretch now. Olivares has been the aggressor the last several rounds. Louis, how do you think the fight's going right now? Well, I think that Olivares it's in favor now. The last two rounds he just beat completely Arguello. It seems that those body shots that Olivares has been landing are finally taking its toll and tiring. Sempre in avanti Olivares. Arguello. Well, you can see that he's working more relaxed now. He's doing whatever he wants to do. That's the Olivares that we've been seeing here many times, huh? Right. A true great champion. It's not that about how big fighter is Olivares. Tocca col sinistro Olivares. Got a minute and a half left in round 11. Destro e sinistro ancora di Olivares. Starting in with those
body flurries again. A man can just take so much. Oliveras is really dishing it out. But Arguello has not been in danger of going down. He has been holding his own and been countering. Non ci sono stati knockdown himself nell'incontro. 1 minute left. Probabilmente è Olivares in leggero vantaggio ai punti. 30 seconds left. Both fighters slowing it down a little bit this last minute. Rallentato un po' il ritmo in queste ultime battute. No, subito si ravviva prima della conclusione dell'undicesima ripresa. Sembra sotto controllo la ferita di Ruben Olivares. Round number 12. Scheduled 12th round. A solid left hook thrown by Olivares. Sinistro di Olivares. Ruben Olivares on the move, trying to find that combination that'll put Arguello away. And Arguello, of course, realizing that the fight is close. Is looking for his sempre in avanti Olivares. Sinistro e destro. To put Olivares away. Gancio sinistro di Olivares, poi il destro. Arguello ancora sulle corde. Sempre Olivares al centro del ring. Un overhand right thrown by Olivares, but he has not been able to put Arguello down. Sinistro di Arguello ha fermato per un attimo Olivares. One minute left. Però il messicano torna a farsi sotto. Il destro di Olivares. Arguello taking all every punch Olivares is dishing out. No power at all in the Arguello punches. Arguello is really tired. There's no power at all in the punches. Continua ad attaccare Olivares. Not much on his contra punches. Con il destro dritto Arguello, senza riuscire però a fermare l'avversario. È davvero un gran match. Col sinistro Olivares. Olivares has Arguello in the corner. Di nuovo in un angolo Arguello, con Olivares che scarica i suoi colpi. E arriva il gong a togliere Arguello da una scomoda posizione. Si
sicuramente in vantaggio ai punti Ruben Olivares quando inizia la 13ª ripresa. Round 13. E il destro d'incontro di Argueglio sull'attacco di Olivares, colpo di scena clamoroso. C'è stato un gancio sinistro e il gancio sinistro, il destro non è neanche arrivato. Il gancio sinistro di Argueglio sull'attacco di Olivares. E adesso Argueglio vede la possibilità di rovesciare le sorti del match. Olivares non conosce tattiche ostruzionistiche, si butta in avanti, sfida i colpi dritti dell'avversario ed è di nuovo al tappeto. Secondo knockdown per Ruben Olivares, che paga così il suo orgoglio, il suo temperamento. Comunque grande ma sofferta vittoria per Alexis Argueglio contro un grandissimo ma sfortunato Ruben Olivares. Featherweight champion of the world, Alexis Argueglio!